Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi outfit da tryhardino ragazzi per PG maschio e PG femmina, con la differenza che per il maschio ci saranno i pantaloni raga e per la femmina la possiamo mettere con le mutandine. Quindi iniziamo subito con il glitch. Ci rechiamo raga dalla parte alta degli outfit e andiamo a cercarci le nuove camicie casual. Una volta che abbiamo trovato le nuove camicie casual, andremo a mettere questa nera ragazzi, la numero 26. Potete scegliere i vari colori, o bianca o nera, come ho fatto vedere nello screenshot all'inizio del video. A questo punto possiamo passare alle scarpette. Io vi consiglio ragazzi queste qua basse, quelle da skateboard, che ci stanno veramente bene, ovviamente nere. A questo punto, una volta messe le scarpette, raga, possiamo passare agli accessori. Come accessori è una cosa un po' soggettiva, quindi vedete voi. E mi piacciono molto questi guantini, questi qua mezzi aperti. E ci metterò anche i bracciali, quelli borchiati, ragazzi. Voi scegliete quello che preferite. A questo punto, una volta messi anche gli accessori, passiamo alla parte bassa. Io per la femmina, raga, vi consiglio di metterla con le mutandine. Ci sta veramente bene. Sembra che non ci sono e che sia con una maglietta lunga. È veramente, veramente carino. Per il maschio, invece, vi consiglio questo pantalone, ragazzi. Categoria pantaloni designer sportivi e andremo a mettere i numeri 31. A parer mio raga ci stanno veramente bene, sono una bomba. Quindi torniamo all'outfit. Una volta che abbiamo deciso cosa metterci, possiamo tornare a fare il completo. A questo punto andremo di nuovo dalla parte alta, quindi dalle maglie raga, andiamo su giubbotti da lavoro, una delle ultime voci, e andremo a mettere come al solito il giubbotto protettivo pesca barra mimetico pesca, uno dei due ragazzi. Una volta che avete messo il giubbino, cosa facciamo? Subito andiamo a salvare l'outfit e lo salviamo nel primo slot ragazzi, e lo chiamiamo test 1, ok? Così siamo sicuri che è il primo slot dove poi andremo a mergiare dentro l'attività. Una volta fatto ciò raga, abbiamo salvato l'outfit, dovremo andare al bancone, cercare la tuta da scienziato pazzo e a quel punto indossarcela. Una volta che ci siamo messi completi tutti alla scienziato raga, numero 9 è uguale, il colore è indifferente, dobbiamo recarci direttamente dal nostro cannocchiale o nell'appartamento o in spiaggia ragazzi. Quindi corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra e teniamo premuto il menu interazione. Si buggerà l'animazione e in questa maniera andremo a selezionare l'outfit che stiamo creando, quindi test 1 che è nel primo slot. E quando ci allontaniamo ragazzi, come vedete, si immergerà la maschera. A questo punto dovremmo andarci a salvare l'outfit e andiamo a salvarlo direttamente raga da Amunation. Una volta arrivati, entriamo all'interno, interagiamo con il vestiario e andiamo a salvarci l'outfit e sovrascriviamo sempre sul primo slot. A questo punto, niente di più semplice, raga. Menu di pausa, start, online, avvia attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro del titano. Se non avete lo yacht sarà la prima, se avete lo yacht sarà la decima, la settima, una cosa del genere, come vedete ora in schermo. A questo punto andate ad avviare ragazzi il lavoro del titano senza tante paturnie, da soli. E una volta che siete spawnati all'interno dell'attività, semplicemente schiacciate freccia destra qua dal vestiario e salvate l'outfit e vedrete che comunque vi ha tolto il giubbotto antiproiettile. Se siete in questa situazione state facendo tutto correttamente. Adesso ascoltatemi bene che andremo a fare il merge della maglietta e la camicia. Quindi andiamo su gilet raga per il maschio e per la femmina. E poi per la femmina possiamo scegliere qualsiasi gilet vogliamo, però c'è un problema: se mettiamo questo con la manica lunga ragazzi, con la camicia sotto a maniche lunghe, non potremo cambiare il colore della camicia. Quindi se volete mettete questo con questa camicia bianca sotto, se no raga potete mettere questo gilet viola che ha la camicia a maniche corte, ma a quel punto potrete andare a cambiare la camicia sotto e metterla nera.
come vi faccio vedere io ora in questo momento. Vedete che con questa camicia, con le maniche lunghe, non c'è la possibilità di cambiarle quando andiamo su camicia sotto gilet. Invece con l'altro, quello viola, con le maniche corte, potremmo cambiare il colore della camicia. Uguale funziona per il maschio, quindi decidete voi che camicia mettere per poi mergiarla con l'outfit. Quindi a questo punto, una volta deciso, raga, quittate l'attività. Quindi a questo punto, una volta spawnati in free mode con l'outfit, con il gilet, come avete scelto voi, facciamo start online via attività preferite, missioni, basso profilo o l'affare G. Link in descrizione per tutte e due le piattaforme. Una volta che siamo all'interno della lobby, dovremo mettere completi salvati, raga, come sempre è importante. Facciamo entrare un nostro amico che ci darà una mano e avviamo l'attività. Quando siamo alla selezione dell'outfit, clicchiamo una volta a destra. Quindi, come potete vedere, switch una volta a destra gli outfit, metto il completo test 1, che è quello che stiamo creando, e avvio l'attività. Una volta che siamo spawnati all'interno dell'attività, niente di più facile, raga, quittatela tranquillamente tramite il telefono facendo AXA o X quadrato X se giocate la PS, raga. Quindi una volta arrivati in free mode, cerchiamo un veicolo di un civile o anche personale, diventiamo membri dell'organizzazione OCEO o MC, andiamo sullo stile dell'organizzazione, lo mettiamo e lo togliamo, quindi una volta a destra, una volta a sinistra, e sbada bam, avremmo mergiato le due camicie, ragazzi. Guardate che bomba, si sono mergiati anche con i bracciali. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a salvare l'outfit e finirlo. Quindi ci dirigiamo qui dal negozio di maschere, raga, e una volta che siamo dal negozio di maschere, salviamo l'outfit sempre nel primo slot, andiamo sempre a sovrascrivere su quello. Dopodiché andiamo sulle maschere da sci e ci andiamo a mettere questa qua, la numero 22, ragazzi. Scegliete voi quale mettere di più. A me piaceva fare l'esatto contrario della maglia. A questo punto vi comprate il casco con i 4 visori se non ce l'avete, o quello che volete anche metterci sopra, e vi salvate l'outfit così com'è, solo con la maschera. Adesso dobbiamo andare dal cannocchiale e metterci casco e occhiali, raga. Quindi corriamo verso il cannocchiale, clicchiamo freccia a destra, ragazzi, e cerchiamo di tenere premuto menu interazione o touchpad. A questo punto, quando si blocca l'animazione, andiamo su stile, andiamo su accessori, andiamo a mettere il casco, quello con 4 visori, e ci allontaniamo, ragazzi. Si mergerà il casco con la maschera, e adesso torniamo indietro, ci bugghiamo di nuovo e andremo ad aggiungere a sto giro gli occhiali. Scegliete voi, raga, gli occhiali che volete mettere, la maschera che volete mettere, io vi do solo il metodo. A me piace parecchio, ragazzi, così come lo sto facendo io. Quindi a questo punto, una volta messi gli occhiali da moto, questi qua, da viattore, stile retro, raga, mi allontano e si immergerà tutto quanto. E sbada bam, ragazzi, avremo praticamente finito l'outfit. E guardate che bomba che è questo outfit al traierdino estivo. Quindi a questo punto ci andiamo a salvare l'outfit, ragazzi, dove vi pare. Vi consiglio, se volete entrare all'interno dell'appartamento, prima di salvarlo, perché quando entrate nell'appartamento vi leverà il casco. E quindi, raga, che dire, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, iscrivetevi, se volete supportarmi alla grandissima abbonatevi, e ci sono anche contenuti in beef per fare aggiunte, per fare completi, per fare quello che volete, raga. E niente, io vi saluto e alla prossima, sbada bam.